Buonasera dal Palaventura di Lecce, sabato 22 maggio 2021, è il momento del primo turno playoff per il campionato di Serie B. Si affrontano la formazione di casa della Lupi e Team Salento di Lecce e l'Accabari in questa partita secca, senza appello. Chi vince prosegue e invece chi dovesse risultare sconfitto da questa partita ovviamente considera chiusa qui l'esperienza playoff per questa stagione. Dopo il minuto di raccoglimento osservato prima dell'inizio di questa gara, vediamo i quintetti con i quali decidono di partire i due coach. Per quanto riguarda la formazione ospite, partono con il numero 15 Leonardo Donvito, con il numero 12 Franca Borin, con il numero 11 Kwame Florin Goran, con il numero 13 Pasquale Fasano, con il numero 19 Stefano Todaro. Dall'altra parte alla prima contesa va Andrea Calò, che conquista subito il primo possesso con palla per Wilber, che ci prova subito, conclusione corta sul ferro, il primo tentativo leccese. E adesso parte il contropiede del Bari con Goran, che riesce a raccogliere questo servizio, va a realizzare i primi due punti della gara. Ed è dunque Goran che sblocca il risultato, possesso adesso della formazione del Lecce con Wilber, che è sicuramente uno dei punti di forza della formazione di casa, oltre allo stesso Andrea Calò, l'esperto che è anche allenatore, nonché giocatore della formazione leccese, che va a realizzare subito il punto della parità. 2-2 la situazione in questo avvio di gara, dicevamo, primo turno dei playoff. Lecce ha vinto il suo raggruppamento, il Bari ha terminato secondo invece nel proprio girone, e dunque incrocio in questo primo turno di playoff che darà diritto alla squadra vincente di andare a giocarsi proprio tra una settimana. Attenzione al tentativo da parte di Wilber, il fallo fischiato a Leonardo Donvito. Andrà in lunetta il colombiano, diciamo, sicuramente uno dei punti di forza della formazione leccese. Lecce che in maglia blu con numeri di colore giallo, il Bari maglia rossa con i numeri di colore bianco. Gara diretta, nel frattempo Wilber ha realizzato il primo tiro libero, va a doppiare subito la sua realizzazione, portando avanti sul 4-2 la propria formazione, avendo realizzato questi due tiri liberi. Goran sfugge il pallone sull'assist di Franca Borin. Sarà rimessa in favore del Lecce, che ha immediatamente reagito al vantaggio del Bari, portandosi avanti a sua volta. Wilber sotto canestro, la conclusione da parte di Spedicato, una buona opportunità, ma il pallone non è finito nel canestro. Prova a rispondere adesso il Bari con Todaro, che viene chiuso da Calò, che lo costringe ad allontanarsi dall'area. Poi Goran nel palleggio, gli porta via il possesso Gioia, con l'aiuto dei propri compagni prova a portare in avanti l'azione, spinta dal velocissimo Wilber. Il colombiano, abbiamo detto, sicuramente uno dei punti di forza della formazione leccese, anche
interessante, cioè, oltre all'esperienza di Calò, anche Carichino, Gabriele Carichino, caravaglio numero 17, che è nel giro della nazionale, quindi azzurro in forza la formazione del Lecce. Ngorna ci prova la sua conclusione, termina sul cerchio, il rimbalzo dell'attentissimo Simone Spedicato, che ha già servito Calò. Andrea Calò in possesso, porta in avanti la minaccia. Infortunio forse a Franca Borini, che ha cercato di fermare l'avversario. Fallo fischiato a Franca Borini, primo fallo commesso da lei. Un fallo a testa per il Bari, per Borini e per Don Vito. Punteggio 4-2, avanti il Lecce, che ha realizzato due punti con Andrea Calò e altrettanti due punti, ma ai tiri liberi questi, con Wilber, mentre aveva sbloccato il risultato nelle primissime battute. Goran per il Bari, realizzando così i primi due punti del match. 17 minuti e 47 minuti, anzi, e 45 secondi ovviamente da giocare in questo primo quarto. C'è il tentativo ancora da parte di Spedicato, rimbalzo di Ingoran, che poi si scontra volontariamente con Borini, ma mantiene il possesso il Bari, seguito Pasquale Fasano, che viene fermato da Calò. Possesso ancora per la formazione ospite, con Pasquale Fasano deve accelerare le operazioni, non rimane più molto tempo al Bari per concludere l'azione. Servito da Don Vito, c'è lo stop di Dell'Orco su di lui e poi il capovolgimento di fronte con Calò, che studia lo schieramento dei compagni, poi va a servire proprio Spedicato sotto canestro. Ci sono i due punti, valido il canestro per Spedicato, che andrà anche al tiro libero supplementare. Azione potenzialmente da tre per il Lecce, che prova a creare subito un break. 7 minuti e 7 secondi da giocare in questo primo quarto. Va alla realizzazione dell'ulteriore tiro libero Simone Spedicato, che porta già il proprio bottino a 3 punti, seguito Pasquale Fasano, che viene fermato da Wilber, mantiene il possesso il Bari, seguita Franca Borini. Poi Todaro, che aspetta il rinforzo di qualche compagno, trova Pasquale Fasano, prova ad aiutarsi con il tabellone, il rimbalzo però è di Spedicato, che prova a mettere in movimento i suoi compagni. Che lo ha servito Dell'Orco, e Dell'Orco da sotto non riesce a realizzare. Dell'Orco, che è un barese, perché vive adesso a Lecce, gioca nel Lecce, ha sprecato questa opportunità. Todaro tiene il possesso, disturbato prima dall'intervento di Gioia, adesso riesce a servire Pasquale Fasano, che si porta sotto canestro, subisce il fallo da parte di Spedicato. Sì, fallo fischiato al numero 58, che è Simone Spedicato, primo fallo commesso da lui. C'è il time out, quindi ci fermiamo anche lui.
Si torna a giocare con questa rimessa in attacco da parte della Bari. Servito un Goran che prova dalla distanza, solo il cerchio per lui, poi il recupero di Don Vito, poi il pallone sfugge, riesce in qualche modo a riconquistarlo un Goran. Si ferma Goran, servito Todaro, c'è il blocco irregolare di Gioia su un Goran, quindi fallo fischiato a Donato Gioia. Il secondo fallo di squadra commesso dalle Celbari, di falli di squadra ne ha commessi tre. Goran, la rimessa per Stefano Todaro, non gli concede spazio Wilber, poi c'è il tentativo di Pasquale Fasano, ma dall'altra parte velocissimo Wilber va a realizzare tutto solo i due punti, che creano il gap di 7 punti avanti Lecce in questo primo quarto di gara, con la difesa del Lecce che riesce a controllare molto bene fino a questo momento i tentativi del Bari, che adesso va a realizzare 2 punti con Pasquale Fasano. Prova a reagire la squadra allenata da coach Luigi Macellaio. Vi ricordo che, come diciamo in precedenza, praticamente la vincente di questo scontro si garantirà la partecipazione al concentramento di settimana prossima, 29 e 30 maggio, sempre qui proprio a Lecce. Si giocherà il concentramento a 3, per i quali si sono già qualificati il Ponte Cagnano, che ha già avuto la meglio sul Taranto, e il Treviso, che ha conquistato questo diritto battendo già in precedenza qualche settimana fa Varese. Quindi ci saranno 2 concentramenti, quello che abbiamo appena detto a buona realizzazione da parte di Spedicato, altri 2 punti per lui, ed un Lecce determinatissimo in questo inizio di gara che si porta sull'11-4. Bari che adesso ha fatto entrare Emanuele Fasano sul parquet di gioco, che prova a portare avanti, se subisce il fallo, il secondo commesso da Donato Gioia nel tentativo di fermare l'avversario, l'ha agganciato, e dunque fallo commesso da Donato Gioia, che viene invitato adesso da Andrea Calò a giocare con tranquillità. Rimessa in attacco per il Bari, tocco di Emanuele Fasano per Todaro, ora Angoran, vuole farsi vedere Don Vito, lo scambia ancora con Todaro, attentissima la difesa del Lecce che tiene lontani dal canestro i giocatori del Bari. Confusione forzata da parte di Franca Borini, non c'è stata deviazione, e dunque possesso in favore del Lecce, chiedeva in proprio favore in Goran, ma segnalazione degli arbitri in questo senso. Ricordiamo gli arbitri del match, che sono Emilio Ascione di Arzano e Giuseppe Matarazzo di Taranto, che stanno dirigendo questa gara. Spedicato, mano calda la sua, però questa volta sembra servire Calò, che non riesce ad agganciare, il balzo è di Goran che non riesce a tenere in campo il pallone, alza subito il braccio per dichiararsi d'accordo con la decisione arbitrale, quindi rimessa in avanti per il Lecce con Wilber che ha servito Calò, e Calò va a realizzare altri 2 punti, sale a 13 il Lecce. Break della formazione di casa, si porta sul 13-4, prova subito l'allungamento del punteggio, fermato Don Vito. Palla per Ngoran, aspetta l'arrivo dei propri compagni, che adesso sono tutti nella metà campo avversario. Subito, serratissima la difesa del Lecce, che non concede spazio, anche se adesso c'è l'opportunità per Ngoran, quasi da sotto canestro. Va a trovare la parabola giusta Ngoran per realizzare il suo secondo canestro, provare a tenere vicino all'avversario il Bari. Spazio per Wilber che ne approfitta per andare alla conclusione, il rimbalzo di Calò che va a realizzare, distratta la difesa del Bari in questo caso, che era andata a marcare dall'altra parte, ne si è accorta dell'incursione precisa, puntuale, veloce come al solito del colombiano Wilber. Il suo tentativo non è andato a buon fine, ma il suo rimbalzo
c'era Andrea Calò che ha messo dentro altri due punti per il Lecce. Borin, Franca Borin va al tentativo, palo sul cerchio, rimbalzo di Spedicato che anticipa anche Emanuele Fasan. Poi Wilber velocemente in avanti, la finta di Wilber che poi va a provare la realizzazione, non riesce all'intento, la palla ha colpito il cerchio anche in questo caso, rimbalzo comunque di Spedicato, Wilber solissimo e questa volta disegna una parabola precisissima e va a realizzare, diventano già 6 punti quelli del suo bottino personale, 17 quelli del Lecce, 6 per il Bari. Da sotto Todar sbaglia il suo tentativo, poi tocca per ultimo forse Calò, sì così è, sarà rimessa in favore del Bari. Viene chiesto il time out. E 24 da giocare prima della fine di questo 2 minuti e 24 da giocare ancora prima della fine di questo primo quarto con il Lecce a 17, il Bari a 6 punti. Break importante da parte della formazione di casa e coach Macellaio che ha cercato durante questo time out di scuotere un po' i suoi, di aspettarsi insomma una reazione dai propri ragazzi che adesso vanno a canestro con Goran, colui che guida il tentativo da parte del Bari. 6 punti degli 8 barisi portano la firma di Kwame Floren Goran, il numero 11 in casacca rossa. Adesso Spedicato prova un varco, viene fermato da Don Vito, prende la mira, palla che schizza sul cerchio ed esce fuori. Contropiede da parte del Bari con Emanuele Fasano che va a realizzare da sotto i suoi primi 2 punti personali. Bari che sale a quota 10 e che prova a reagire come ha chiesto coach Macellaio proprio nel corso del time out di poco fa. Nelle file del Lupi e Team Salento, la formazione di Lecce, c'è anche un'altra atleta che è momentaneamente non in campo, in panchina inizialmente, Sabrina Bozzi Colonna, anche lei fa parte praticamente del giro della nazionale, ma per questi primi 6 minuti non è stata ancora utilizzata. Franca Borin a canestro, c'è spazio
per lei. Ha cambiato un po' tutto il Bari, che non trovava Varchi nella difesa avversaria e che invece è andata a canestro adesso in tre circostanze consecutive, riducendo il gap che si era fatto pesante, tanto che coach Macellaio, come abbiamo detto, aveva chiesto ai suoi questa reazione. Goran, c'è la mano di Andrea Calò messa in maniera fallosa proprio su un Goran che manderà il numero 11 in casacca rossa dalla lunetta per due tiri liberi e per cercare ulteriormente di accorciare. C'è il primo fallo personale per Andrea Calò nelle file del Lecce. Non riesce a realizzare il primo tentativo un Goran, che avrà ancora un'altra opportunità dalla lunetta. Blocco in irregolare questa volta, ci sarà la messa in favore del Lecce sulla seconda parabola del tiro libero che Goran probabilmente ha volontariamente si è messo sul tabellone per cercare proprio il rimbalzo di un compagno, di tentare un'altra azione da due, ma così non è stato. Ed è il Lecce adesso che porta in avanti il pallone con Wilber, servito da Spedicato. Possesso per il Bari con Goran che darà il via all'azione dei giocatori in casacca rossa quest'oggi, con Davide che si gira due volte su se stesso, poi prova a servire in avanti Vitale che è appena entrato ma che non si è accorto del passaggio del compagno. Ha recuperato un Goran per Emanuele Fasano, palla proprio per Vitale che va a realizzare i suoi primi due punti e porta il Bari a quota 14. La reazione del Bari c'è stata, così come aveva chiesto coach Macellaio, per un Lecce che era stato quasi perfetto in difesa fino a poco tempo fa e che adesso ha subito la reazione del Bari. Fallo commesso da Don Vito sull'incursione di Spedicato. Vediamo se sarà questa la conferma da parte degli arbitri. Vanno a segnalare al tavolo il fallo commesso proprio dal numero 15, quindi da Leonardo Don Vito, ed è già terzo fallo personale per lui. Situazione già un po' pesante per quanto riguarda la situazione a falli per il giocatore numero 15 delle Bari. Dal momento Spedicato va subito a realizzare il primo tentativo e va a canestro anche il secondo tentativo di Spedicato. 7 punti nel bottino personale per Simone Spedicato. 19-14 il risultato parziale in favore del Lecce. Goran servito da Romito che è entrato in campo proprio da qualche secondo, prova la conclusione da lontano che tra l'altro gli era stata anche stoppata da Calò. Qui finisce il primo quarto con il punteggio di 19-14, un break importante del Lecce, la reazione da parte del Bari che quantomeno ha accorciato le distanze.
per iniziare il secondo quarto di questa partita, con il primo possesso che sarà in favore del Bari, con Emanuele Fasano che sembra pronto ad effettuare la rimessa per Goran. Romito ancora per Goran centralmente, palla proprio per Romito che trova invece il tabellone nel tentativo di guadagnare una posizione da sotto favorevole per il tentativo di trasformazione. Poi dall'altra parte c'è l'errore anche di Dell'Orco, di Gianni Dell'Orco, mi è sembrato, sì. Allora può ripartire il Bari con Goran servito da Emanuele Fasano. Buono il ritmo della partita con il break iniziale da parte di un Lecce concreto in avanti e attentissimo in difesa. Poi c'è stata la reazione del Bari, ma il Lecce che è riuscito a chiudere in vantaggio, adesso si porta in avanti con Spedicato, gli fa spazio Dell'Orco, servito Gioia che cerca una traiettoria difficilissima, poi il rimbalzo di Spedicato che realizza altri due punti del bottino personale che raggiunge quota 9 e porta il Lecce a 21. Goran in servimento centrale per lui, riesce a trovare il canestro, cercato di chiudere la strada Andrea Caloma, non è riuscito ad ingannare il numero 11 barese che va a realizzare l'ottavo punto personale. 5 punti di vantaggio per il Lecce, che adesso è in possesso con Spedicato, studia lo schieramento dei compagni, poi tenta la trasformazione, poi viene servito da Calò sotto canestro, riesce a realizzare quello che non gli era successo, non gli era riuscito in precedenza. Più 7 diventa il vantaggio del Lecce sul Bari con Romito, servito Goran. Romito ancora, prova a servire Fasano, passaggio di ritorno, intercettato da Dell'Orco, va a caccia del pallone ancora, che anticipa Spedicato, serve Emanuele Fasano, sotto canestro il suo tentativo, palla che schizza fuori dopo aver colpito il cerchio, servito ancora Spedicato che anticipa il suo compagno Dell'Orco, palla per il solito Wilber che non riesce a realizzare da buona posizione, riparte il Bari, prova a farlo meglio con Romito, servito da Emanuele Fasano, Romito porta avanti il pallone, serve Borin che ci prova con la vita del tabellone, rimbalzo di Andrea Calò, ancora il solito Wilber, palla per Spedicato, miglior realizzatore del Lecce, va a firmare altri due punti. Praticamente più di mezzo bottino del Lecce porta la firma di Simone Spedicato, 13 dei 25 punti della formazione leccese portano la firma del numero 58 in casa, secondo fallo personale in casa Bari, altro possesso per il Lecce, Spedicato ancora servito da Wilber, restituisce il pallone, Wilber prova ad andare a servire Calò, recupera il rimbalzo Gioia, ancora Wilber dalla distanza e va a realizzare tre punti, tiro da tre, un'autentica bomba per l'ottimo giocatore colombiano, 9 punti per lui come bottino personale per il Lecce che sale a quota 28 e prova un nuovo break come quello che è riuscito a portare nella prima parte del primo quarto, prova la conclusione dalla distanza praticamente in gancio con Goran, poi Gioia servito da Calò, riesce a fermarlo Franca Borin, poi Fasano per Goran, ovviamente Fasano in campo adesso è Emanuele Fasano, l'altro Fasano è Pasquale con la maglia numero 13 ma non è in campo al momento. Riconquista un buon pallone Calò che serve immediatamente al solito Spedicato. Spedicato si ferma quasi all'altezza della lunetta, poi ha subito il fallo probabilmente da Togaro. Fallo di
Todaro. C'è un nuovo time out. Quello c'è. È stato segnalato il time out, infatti sì. In qualche istante di ritardo se ne accorgono i giocatori. Time out dunque. In lunetta Simone è spedicato per andare a rimpinguare il proprio bottino personale, manca quello delle Cirri, rimbalzo però catturato da Dell'Orco che cerca di coordinarsi, la posizione difficilissima, ancora il possesso da parte del Lecce, poi Emanuele Fasano, ora per Goran, la finta di Goran che perde il possesso, l'ultimo tocco il suo, sarà rimessa in favore del Lecce che ha iniziato adesso questa, che sta per iniziare questa azione sul vantaggio nel punteggio di 30-16. Cambio chiesto dal Bariesce Vitale, rientra Pasquale Fasano che faceva parte del quintetto iniziale mandato in campo da coach Luigi Macellaio, mentre il Lecce ha ripreso l'azione in questo nuovo importantissimo break creato da Calò e compagni. Berico è riuscito a reagire al primo break creato dal Lecce, ma il Lecce immediatamente con una difesa attentissima con maggiore concretezza in avanti ha ricreato di nuovo un solco importante, il massimo vantaggio fino adesso creato nella partita, un più 14 perché il punteggio 30 per il Lecce, 16 per il Bari che avanza adesso con Emanuele Fasano, ha servito un Goran ancora verso Emanuele Fasano, fallo commesso in attacco da parte del Bari credo da Franca Borina ai danni di Wilber, in ogni modo terzo fallo di squadra commesso nel fallo tecnico fischiato a coach del Bari, dicevamo 3-0 situazione dei falli per il Bari, ha protestato coach Macellaio
e gli è stato subito fischiato un fallo tecnico che manderà in lunetta Wilber per il Lecce, che terrà il possesso anche dopo queste tentative dalla lunetta per il numero 30. Tiro libero, Wilber, precisissimo dalla lunetta, con il Lecce che tiene il possesso e quindi va ad iniziare una nuova azione d'attacco sul 31-16. Su prova da tre, calò e va a recuperare lui stesso il rimbalzo. Ancora non ferma, palla per Wilber che però non riesce a tenerla nella propria metà campo, poi va a toccare il pallone per impedire la ripartenza di Goran, ma ovviamente questo fa scaturire il fallo perché la situazione era in attacco per il Lecce, toccando il pallone nella metà campo di difesa, ovviamente ha dato palla al Bari. Ha ricevuto un Goran da Tovere, prova tentativo Goran nonostante la serratissima marcatura del Lecce, che è riuscita a difendere e a portare in avanti adesso questo tentativo, ottima l'azione, va a realizzare quello servito da Dell'Orto. Un Lecce molto concreto che è tornato ad essere attentissimo in difesa, concede pochissimo al Bari tranne in questa occasione per la opportunità facile concessa a Pasquale Fasano, sesto punto personale per lui, ma per un Lecce che ha creato questo break pesante dopo essersi fatto rimontare in parte il break del primo quarto, è iniziato con nuova determinazione questa seconda parte di gara. Gioia non è riuscito a tenere in campo il pallone. 3:55 all'intervallo lungo, con il doppio cambio nelle file del Lecce, escono Dell'Orto e Gioia, entrano invece Carichino e Longo. Carichino, vi ho già detto, passe 99 nel giro della nazionale. Adesso è Stefano Todaro che imposta l'azione per il Bari, si fa vedere Goran a destra e riceve adesso subito Carichino in marcatura su di lui. Ora riesce a servire Todaro centralmente, quasi in lunetta praticamente, un tiro libero in movimento per lui, poi Pasquale Fasano, palla sul cerchio, il rimbalzo è del solito Simone Spedicato che rapidamente si porta nella metà campo avversaria, serve Longo, c'è un fallo su Longo, fallo commesso da Emanuele Fasano, primo fallo per lui che ha realizzato due punti fino adesso, un bottino personale, punteggio che è 33 per il Lecce, 18 per il Bari. Corto il primo tentativo da parte di Giuseppe Longo, che ha però adesso la sua seconda opportunità. È stato un fallo in attacco da parte del Lecce, rimessa dunque in favore della Bari. Goran ha servito già Todaro, ma prova a portarsi in avanti subito, marcature strettissime da parte del Lecce che prova a non concedere spazio. Borino è fermata prima da Longo e poi passata in custodia proprio Carichino. Il tentativo, prova il rimbalzo Pasquale Fasano, che però si accontenta della rimessa in attacco perché l'ultimo tocco era stato di un giocatore del Lecce. Palla per Goran, cerca di tenere il pallone lontano dagli avversari che vanno a contrastarlo, prima Longo poi Carichino, perde il possesso il Bari, sarebbe un po' un Goran per questa occasione sprecata. Il Lecce però si riporta subito in avanti, palla per Spedicato, servito da Calò, ci sono due punti anche per Simone Spedicato.
altri due punti per il miglior realizzatore in assoluto di questa partita. 35-18 la situazione, 4 falli quelli commessi dal Bari, 0 quelli commessi dal Lecce. Pizzico di sfortuna forse nella circostanza da parte di Emanuele Fasano, sembrava dentro il suo tiro, invece dentro quello di Wilber. Quindici punti per Simone Spedicato, dicevamo che resta il miglior realizzatore in casa leccese. Todoro che viene fermato da Calò, prova a toccare su Goran, braccia alzate di Goran che provano la conclusione, ancora corta la sua traiettoria ma recupera di stesso il rimbalzo, poi Todoro sfugge il possesso lì, recupera Wilber, il folletto di casa leccese sempre attentissimo e velocissimo nelle sue azioni, palla per Longo, buona la posizione, va a realizzare Longo i primi due punti personali per il Lecce che adesso è in vantaggio di 21 punti, sta creando un gap importante la formazione di casa, con una partita davvero quasi perfetta soprattutto in difesa ma contemporaneamente con concretezza in attacco. Ha avuto sì un passaggio un po' vuoto che ha consentito al Bari di ritornare sotto nel corso del primo quarto, poi però la formazione in maglia blu e gialla ha ricominciato a macinare gioco e a non concedere varchi agli avversari, è sempre stata abbastanza concreta in avanti in maniera costante, altri due punti realizzati da Wilber, 41-18. Tentativo corto da parte di Ngoran, rimbalzo di Emanuele Fasano, ancora per Ngoran, tentativo dalla lunetta durante la fase di gioco, rimbalzo di Spedicato, lancio lunghissimo per Wilber, puntualissimo ancora, va a realizzare altri due punti, l'ottimo colombiano che adesso prova a fare concorrenza proprio allo stesso Spedicato per il titolo di miglior realizzatore. Si chiude qui il secondo quarto, è un passivo pesante per il Bari, 43 punti del Lecce, 18 quelli del Bari quando si va all'intervallo lungo di metà gara.
Si riparte dal 43-18 per l'inizio del terzo quarto con il possesso questa volta per il Lecce. Lugero ha servito spedicato, si ferma spedicato, salta la guardia di Pasquale Fasano, prova l'assist sotto canestro per Longo che non riesce a trovare l'attimo del tiro, disegna una parabola altissima per cercare di centrare il canestro ma non riesce nel suo intento. Don Vito per il Bari supera la metà campo, si porta in zona centrale, serve Pasquale Fasano che prende la mira, il tiro però è corto, poi c'è il lancio lungo per il solito Wilber che aspetta il rimbalzo e va a realizzare i primi due punti del terzo quarto e con questa lotta in famiglia tra Wilber e Spedicato. Wilber è adesso il miglior marcatore, anzi è stato diventato miglior marcatore con quell'ultimo canestro realizzato nel corso della fase finale del secondo quarto, dunque adesso va a rafforzare questa sua situazione. Credo siano 18 i punti personali per il numero 30 in maglia leccese. C'è adesso un fallo in attacco fischiato al Bari. Dunque palla per il Lecce con Wilber che ha servito, anzi meglio ha scambiato con Giuseppe Longo. Lo stesso Wilber dunque che viene davanti. Assist per Spedicato che viene contrastato da Angoran che non gli consente di entrare in area ma va al tentativo ugualmente Spedicato. Palla sul cerchio, rimbalzo di Borin, poi Angoran per Emanuele Fasano, Don Vito. Era Don Vito in possesso, viene fermato da Sabrina Bozzicolona che è entrata in campo, servita anche Borin. Si ferma Borin, cede il possesso a Goran che prova a servire ancora la stessa Borin, quasi sotto canestro il tentativo con il rimbalzo del tabellone che risulta troppo lungo. Palla per Longo, servito Spedicato, poi recupera per un attimo soltanto però Borin. Palla che danza un po' attraverso il campo, l'ha toccata anche Wilber e l'ultimo tocco è stato il suo, quindi sarà possesso per il Bari. Bari che però deve recuperare un passivo pesantissimo al momento. 45-18 la situazione a punteggio con un Lecce che è stato quasi perfetto nel corso della gara fino a qui disputata. Si è avuto un momento di passaggio a vuoto in fase difensiva in cui ha subito 3 o 4 canestri consecutivi dal Bari alla fine del primo quarto che hanno riportato un po' sotto i ragazzi in maglia rossa in quella prima frazione di gara, ma poi il Lecce è ritornato determinatissimo all'inizio del secondo quarto e ha immediatamente creato un gap importante, gap che è cresciuto fino all'attuale 45-18. Rimessa in favore del Bari con Goran pronto ad effettuarla, servito Emanuele Fasano, gli si fa incontro Borin, il passaggio è per Don Vito che prova ad imbeccare Goran, c'è il fallo commesso da Longo, fallo del numero 9, dunque fallo fischiato a Giuseppe Longo per il Bari che effettuerà questa rimessa in zona d'attacco. Goran servito Don Vito, palla ancora per Goran che non riesce a controllare, però gesto d'intesa con Don Vito, ma possesso che passa al Lecce, al Lupi e Team Salento, nettamente in vantaggio in questa partita. Dicevamo dunque sabato prossimo uno dei due concentramenti proprio qui a Lecce dal quale uscirà una delle due squadre promosse nel campionato superiore, l'altra uscirà dall'altro concentramento a tre squadre che si svolgerà a Firenze. Lì accederanno le vincenti delle gare tra Vicenza e Gorizia, fra Firenze e Rieti e fra Roma e Parma. È
tentativo di Pasquale Fasano, palla sul cerchio per il rimbalzo di Spedicato, velocemente in avanti per Wilber, si scontra con Don Vito nel tentativo di recupero da parte del Barese. Problema per Wilber però, che adesso viene aiutato dai compagni a rialzarsi. Eccolo, rimesso su in un attimo da Bottazzo e da Longo. Il stesso Wilber che andrà ad effettuare la rimessa in attacco, servito Spedicato, sono i due migliori realizzatori del match, prima Wilber e poi Spedicato. Palla contesa da Angelo Bottazzo che non riesce però a mantenere il possesso. C'è un cambio nelle file della formazione di casa, pronto a rientrare in campo con la sacca numero 18 Andrea Calò al posto di Simone Spedicato, il numero 58 che cede il proprio posto sul parquet di gioco. Può ripartire il Bari con Emanuele Fasano, 45 per il Lecce, 18 i punti del Bari. Siamo nel corso del terzo quarto con le immagini di Vincenzo Aruanno sulla pagina Puglia in diretta di Facebook. Mi stiamo trasmettendo questa partita, vi ricordo è la gara secca, uno degli incontri in programma per il primo turno playoff di Serie B di basket in carrozzina. Fallo fischiato al Lecce che manda in lunetta Angoran. Primo tentativo per il giocatore barese che va a realizzare il nono punto personale, firma anche il suo decimo punto personale che diventa il ventesimo complessivamente per il Bari, che però è sotto di 25 punti. Longo anticipato prima ancora, poi c'è il fallo di Pasquale Fasano su Andrea Calò, chiusura, non è d'accordo con questa decisione arbitrale Pasquale Fasano, suo secondo fallo personale. Realizzare ancora da tre Wilber, altra bomba del colombiano, è la seconda nel corso della partita, ma i suoi punti personali sono tantissimi, hanno inciso tanto nel bottino del Lecce, tra lui e Spedicato hanno realizzato tantissimi punti. Adesso il pallone ha superato la linea di fondo, quindi la rimessa sarà in favore del Lecce. Sono tutti realizzati da Wilber fino adesso, con anche Sabrina Bozzicolana che va a reperto marcature, due punti per lei, arriva a 50 il Lecce, 50-20, adesso ci sono i due punti realizzati dal Bari. Longo per Andrea Calò che riesce a infilarsi tra Don Vito e Emanuele Fasano, servito Wilber. Wilber controllato da Pasquale Fasano. Palla per Bottazzo che è stato anticipato con il tocco di Ngoran che ha sporcato la traiettoria del pallone, che però resta in possesso del Lecce. Parziali del Lecce 19-14 il primo quarto, 43-18 la fine del secondo, 50-22 adesso con Longo che va a raccogliere un doppio rimbalzo, prima sul tentativo di Bottazzo, poi sul suo stesso tentativo, adesso c'è fallo per il numero 12 del Bari, numero 12 è la Borin. Dunque in lunetta
Giuseppe Longo. 4 minuti e 55 secondi al termine di questo terzo quarto. Il primo tiro libero, Giuseppe Longo, terzo punto per lui, secondo tentativo per il numero 9 di casa. Questa volta palla sul cerchio e adesso terzo tentativo dalla lunetta. Gli altri giocatori adesso che si vanno a schierare ovviamente per l'eventuale rimbalzo. Ha realizzato il primo tentativo Longo, soltanto il primo tentativo, fallito invece il secondo e il terzo. E ci sarà adesso possesso del Bari. Palla per Don Vito, che va ad impostare per il Bari, fermato da Bozzi Colonna, poi palla per Todaro, ancora Don Vito, palla sul cerchio, rimbalzo per un attimo di Pasquale Fasano, poi quello più sicuro da parte di Longo, che ha servito già Andrea Calò, già nell'area del Bari. C'è adesso fallo fischiato in attacco a Andrea Calò, è stato detto a mettere sfondamento sull'avversario questa volta, secondo fallo personale ai danni di Calò, che ha realizzato 8 punti fino adesso nel corso della gara. Don Vito servito da Todaro, centralmente per Pasquale Fasano, che prova ad inalcarsi all'indietro per evitare il tocco di Calò sulla traiettoria del pallone, e c'è il fallo, il terzo, quasi secondo consecutivo, fischiato ad Andrea Calò, che manderà in lunetta Pasquale Fasano del Bari quando mancano 4 minuti e 20 al termine di questo terzo quarto di gioco. Palla sul tabellone, poi sul cerchio nel tentativo di Pasquale Fasano, che è un altro tentativo a sua disposizione. Schizza fuori dal canestro quando sembrava destinata alla marcatura. Fallo fischiato al numero 15 a Leonardo Don Vito, che già aveva una situazione falli. Pesante, no, il fallo è ai danni, chi decisa, ai danni di Don Vito, commesso dal numero 25 e quindi da Bottazzo. Non commesso da Don Vito, ma fa danni di Don Vito. Ci ha provato dalla distanza Emanuele Fasano, ma ha recuperato subito il rimbalzo Andrea Calò per il Lecce, che adesso si porta già nella metà campo d'attacco avversaria. Azione personale di Calò, che prova il canestro, c'è un fallo ancora. Sarà possesso in favore del Bari, con Todro che aspetta dall'arbitro il pallone. Parte l'azione del Bari, punteggio 51 per il Lecce, 22 per il Bari. Lecce che sta giocando molto bene, con molta attenzione, non è mancata mai la concretezza alla formazione di casa sotto canestro, è sempre riuscita a realizzare con una certa continuità, soprattutto con i punti firmati da Wilber in primis, da Spedicato, da Calò. Ma palla ancora per Wilber, ma ha avuto, ripeto, solo un passaggio a vuoto verso la fine del primo quarto, nella quale la difesa ha subito qualche canestro consecutivo da parte del Bari. Poi la squadra di casa ha ricominciato a macinare con molta attenzione la fase difensiva, perché quella offensiva, ripeto, non l'ha mai smarrita. E lì per il Bari tutto si è complicato, costretto a cercare conclusione da fuori, a volte non c'era nemmeno spazio per tentare le conclusioni dalla distanza. Ngoran si aiuta con il tabellone nonostante il blocco di Bozzi Colonna e va a realizzare
due punti. Dal punto di vista realizzativo per il Bari si salva tutto sommato, forse soltanto un Goran, modeste le realizzazioni da parte degli altri giocatori. Longo sfugge il pallone, lo recupera Pasquale Fasano che prova a far involare Don Vito. Don Vito in lotta con Wilber, si defila un po' Don Vito per cercare di evitare la guardia attentissima dell'avversario, l'ottimo giocatore colombiano. Goran cerca la distanza, entra in area e va a effettuare questo tentativo che trova per due volte il cerchio, ma non va nel canestro leccese. Centro fra Don Vito e Longo, poi Calò. Calò che serve proprio Longo, Longo si allontana, palla che non trova la realizzazione. Allora va in avanti il Bari con Todoro che però rallenta l'azione, si defila e aspetta l'arrivo dei rinforzi. Servito Don Vito, si ferma Don Vito. Poi serve Todoro, ora Emanuele Fasano, palla per Goran, controlla con il sinistro, ci prova con il destro, va a realizzare altri due punti. 14 punti personali realizzati da Goran, un bottino un po' troppo misero però, perché oltre ai suoi punti personali Bari è arrivato in totale soltanto a quota 26. Realizza adesso Calò dopo il suo secondo tentativo personale in questa azione, raggiunge anche lui e supera la doppia cifra. C'è stato qualche problemino nell'azione precedente per Pasquale Fasano, comunque si è ripreso immediatamente. Allora il punteggio adesso è 53-26, ovviamente in favore del Lecce che va riconosciuto, sta dominando questa partita. 1 minuto e 25 secondi dal termine del terzo quarto. Dicevamo quasi perfetta la partita del Lecce che ha soltanto avuto quel passaggio a vuoto dal quale però si è ripresa immediatamente appena le squadre sono ritornate in campo per dar vita al secondo quarto. Adesso si potrà riprendere con il possesso per il Bari e con Longo che ha provveduto, credo, a cambiare una ruota della propria carrozzina ed è immediatamente ritornato al proprio posto in campo. Todoro per il Bari, palla sul cerchio, il rimbalzo è di Angelo Bottazzo, palla in avanti velocissima per Wilber che arriva anche su questo pallone, non riesce a realizzare, velocissimo, palla per Pasquale Fasano che non controlla, Wilber la recupera, serve immediatamente Longo, ovviamente non ha nessuna fretta il Lecce ma può controllare e gestire i secondi che ha a disposizione per portare a termine l'azione d'attacco. Andrea Calò, Calò che è molfettese e che ha giocato, se non vado errato, l'Astra Bari per qualche stagione e che adesso comunque andrà di sicuro dalla lunetta per questo doppio tentativo. 53-26 è il punteggio. Sul cerchio il suo primo tiro libero, rimbalzo di Longo sul secondo tentativo di Calò, poi Bottazzo, ancora Calò va a recuperare questa volta il suo canestro. Maestro che porta il Lecce a quota 55, stiamo ormai per concludere anche il terzo quarto di gara, mancano gli ultimi 30 secondi per questa terza frazione del match. Goran non trova spazio, cerca allora di arcuare di più la traiettoria, il rilancio in avanti di Calò per il solito Wilber che arriva velocissimo, prova l'assist per Bottazzo che si ferma, si gira su se stesso, inganna l'intervento difensivo di Don Vito, va a realizzare due bei punti da parte di Angelo Bottazzo, classe 92. Todoro fermato, palla per Don Vito che ovviamente deve accelerare le tentative perché si sta esaurendo non solo il tempo a disposizione azione d'attacco ma questa volta proprio il tempo per il terzo quarto.
Situazione dunque di 57 per il Lecce, 26 per il Bari, quando si va all'ultimo intervallo. Si ritorna in campo allora per dar vita all'ultima frazione di gioco. Con il possesso del Bari e con il Lecce che si schiera in difesa con un attimo di ritardo. Tentativo di Robito, il rimbalzo però di Bottazzo che mette in movimento dell'Orco che è rientrato in campo. È entrato in campo anche con Andrea nelle file del Lecce, proprio lui in possesso adesso. Palla per Calò. Andrea Calò cerca di farsi spazio in area avversaria, il rimbalzo è di Dell'Orco, poi l'ultimo tocco è stato probabilmente di Bottazzo che ha cercato di far carambolare il pallone su Todaro, non è riuscito però nell'intento di guadagnare la rimessa in suo favore. Servito Ngoran, ritardo di 31 punti per il Bari che ovviamente un impegno tutto in salita perché il Lecce non sembra avere assolutamente cenni di smarrimento in tutta la partita. Sì, ne ha avuto uno, ripetiamo, ancora nel finale del primo quarto, ma è stato soltanto qualche momento dal quale la formazione di casa si è ripresa immediatamente e anche, dovremmo dire, in modo egregio, tanto da determinare anche nel secondo parziale un margine importante. Canestro per il Lecce che allunga quota 59. Palla per Don Vito che prova ad impostare per il Bari. Don Vito trova il cerchio, al centro dell'area c'è Andrea Calò. Un altro rimbalzo difensivo conquistato dal numero 18 dell'Lecce, il fallo poi di Ngoran, secondo fallo personale per il numero 11 in maglia barese. Che a livello di bottino personale tutto sommato si è tenuto a galla. Con i suoi 14 punti.
praticamente più di metà del bottino barese, porta la firma di Ngoran. Fallo commesso dal Lecce, possesso per il Bari con Ngoran che andrà a dare il via all'azione biancorossa. Don Vito recupera palla, serve Ngoran. Subito la marcatura strettissima su di lui, prova ad aiutarlo Romito, sfugge il possesso però a Ngoran, la palla termina oltre la linea di fondo. 8 minuti 5 secondi al termine di una partita che ha detto dominio leccese, tranne che nella parte finale del primo quarto, nel quale è stato sempre in vantaggio il Lecce, ha cercato di accorciare il Bari, che ha trovato un momento positivo, sì, ma anche in quel caso è stato comunque sotto di 5 punti, 19 a 14 è stata la fine del primo parziale per un Lecce che si è meritato tutto il risultato di questa partita, con Calò che lotta ancora come un leone, porta avanti il pallone, gli sfugge il possesso, lo va a recuperare. Todaro, poi il cambio nelle file del Bari, sta per entrare Angelo Raffaele D'Amato con la maglia numero 27 oltre a Emanuele Fasano, escono Todaro e Ngoran nelle file della formazione ospite. Andrea Calò ha ricevuto da Colandria, ancora palla per Colandria che prova la conclusione, palla sul cerchio, rimbalzo di Romito che ha servito adesso Don Vito. Prova stato lo stesso D'Amato a ricevere da Romito e dare alla compagna. Don Vito con l'aiuto del tabellone, palla sul cerchio, in balzo di Bottazzo, velocemente su Calò. Palla per Dell'Orco che serve Longo, poi palla per Bottazzo, intercetta Romito. Prova a impostare per i suoi lanciando un pallone in avanti che non trova nessun compagno, solo il controllo attento da parte del solito Andrea Calò che dà il via all'ennesima azione offensiva del Lecce. Lo scambio con Colandria. Colandria adesso prova l'azione personale, palla sul cerchio, il balzo di Don Vito, poi D'Amato. D'Amato per Romito che prova a servire Emanuele Fasano, si ferma Fasano, torna indietro, aspetta l'arrivo dei compagni, si prepara alla conclusione dalla distanza, il rimbalzo è del Lecce, poi c'è lotta, sembra avere la meglio D'Amato, poi prima Romito, poi Emanuele Fasano al recupero del pallone, lo stesso Fasano, palla nel rimbalzo recuperato da D'Amato e poi si esaurisce il tempo d'attacco, i 24 secondi a disposizione per il Bari per terminare l'azione. Il possesso del Lecce con Longo che serve in avanti Bottazzo. Bottazzo per Colandria tutto solo che non riesce a realizzare, subentra un'azione Longo che va a realizzare due punti disegnando una parabola molto precisa. Quinto punto per lui a livello di bottino personale, ma il Lecce sale a quota 61. 61 a 26 il punteggio, siamo quasi a metà dell'ultima frazione di gara. Servito Don Vito da Emanuele Fasano. Subito Calò su Don Vito, sul portatore di palla del Bari, che cerca e va a realizzare due punti personali. Longo in avanti per Colandria che non ha agganciato, Don Vito verso D'Amato, D'Amato per Romito, palla per Vitale che è rientrato sul parquet di gioco, corta la sua conclusione, palla che rimane per un attimo sul cerchio, poi la recupera Calò, la lancia in avanti verso Dell'Orco, il controllo di Dell'Orco che ha tutto il tempo di controllare, di tornare indietro,
di provare il primo tentativo, poi il secondo di Bottazzo che va a buon fine con il solo Don Vito che era rimasto nell'area difensiva del Bari. 63-28 la situazione, 4 minuti e 18 al termine del match. Fasano ha tentato da 3, Emanuele Fasano nella circostanza, va a recuperare Don Vito questo pallone in uscita del Lecce. Commette fallo Calò e c'è time out, ci fermiamo anche noi. Dopo il time out si riprende con Leonardo Don Vito del Bari in lunetta per tentativo di trasformazione del primo tiro libero e poi del secondo, riuscito il primo tentativo, non il secondo, sul rimbalzo di Bottazzo, sporcato per un attimo il possesso vitale ma poi ha recuperato ancora il Lecce, ora in possesso con il solito Andrea Calò, sicuramente uno dei protagonisti in positivo di questa partita, oltre a Spedicato, oltre a Wilber che sono stati i migliori realizzatori nella fine del Lecce, ma davvero c'è da sottolineare un'ottima prestazione a livello di squadra da parte del Lecce, cosa che fa ben sperare per la Lupi e Team Salento che avrà la possibilità esattamente tra una settimana, cioè nel prossimo weekend, il 29 e il 30 maggio, di giocarsi in casa il concentramento a 3 squadre che darà poi la promozione alla squadra vincente tra le 3, oltre al Lecce stesso faranno parte il Ponte Cagnano e il Treviso di questo raggruppamento, visto ormai il margine di punti creato in proprio favore da parte della formazione leccese. Adesso il canestro realizzato da Emanuele Fasano dovrebbe aver raggiunto 6 punti nel bottino personale. Lancia in avanti per Spedicato che è rientrato adesso sul parquet di gioco. Sono 21 i punti di Wilber, che dunque resta il miglior marcatore
bello match, il lancio lungo come al solito preciso di Andrea Calò verso Spedicato, che trova altri due punti. Diventano 17 punti per Simone Spedicato, secondo miglior realizzatore nel match. Calò dall'altra parte, prova a fermarlo Romito. Fallo commesso dal numero 8 Barese, cioè da Giovanni Romito. Primo fallo personale per lui, con il Lecce che ha effettuato la rimessa. Ha Spedicato a Calò, poi a Colandria, ancora per Calò. Palla per Bozzicolonna, che ha già realizzato due punti. Sabrina Leccese con la maglia numero 87. E poi Don Vito Pasquale, anzi Emanuele Fasano per Romito, che prova a mettere in movimento Don Vito. Don Vito in vantaggio su Calò, che commette fallo, però tentativo di fermare il giocatore avversario. Poi c'è un gesto d'intesa tra i due, che se nel primo momento Calò non era d'accordo con la decisione arbitrale. 2-0-9 al termine della gara. Esce per raggiunto limite di falli Andrea Calò, prestazione ottima la sua, anche se esce anzitempo a 2 minuti e 09 per aver commesso il quinto fallo personale, ma ha inciso e come sulla sorte di questa gara, anche se, ripeto, non si è trattato ovviamente soltanto di ottime prestazioni e di individualità, ma davvero una prova nel complesso ottima da parte di un Lecce che, ripeto ancora una volta, ha trovato sempre un'ottima costanza nella realizzazione, ma ha fatto la differenza soprattutto in fase difensiva, eccezione fatta soltanto per quel pochissimo frangente nell'arco del primo quarto, al quale poi comunque ha saputo rimediare alla grande. Spedicato, c'è libero in avanti Colandria, vale per Longo, che serve proprio Colandria, intercettato Emanuele Fasano, in intervento difensivo, sarà rimessa in attacco per il Lecce. Manca solo 1:23 al termine, 67-67 i punti del Lecce, 31 quelli del Bari. Va a realizzare un bel canestro anche Colandria. Due punti a referto anche per lui. Già da tempo i compagni stavano cercando di facilità nella realizzazione. C'è adesso un fallo tecnico fischiato ad Andrea Calò. Andrea, che aveva lasciato la panchina. Ilunetta Don Vito per il Bari, manca ormai pochissimo alla conclusione, 75 secondi alla sirena finale, che suggerirà il passaggio da parte del Lecce, che supererà questo primo turno playoff e che, come abbiamo già anticipato, andrà a giocarsi. Nel frattempo Don Vito ha fallito la realizzazione del tiro dalla lunetta e che andrà dunque a giocarsi in casa la possibilità di salire in campionato superiore. Con questo concentramento a tre squadre in programma nel prossimo weekend, dalla quale uscirà una delle due squadre promosse. Per la prossima stagione 2021-2022, Don Vito, 71-31, il margine è nettissimo per un Lecce però che praticamente ha fatto la partita, il Bari è rimasto in gara, diciamo nel primo quarto, grazie ad una reazione nella parte finale della prima frazione di gara, poi però sinceramente si è visto tanto, tantissimo Lecce. Spedicato da sotto va ad accompagnare il pallone, altri due punti per lui.
Emanuele Fasano, quando mancano soltanto 25 secondi alla sirena finale per un tentativo da tre, palla sul cerchio che poi schizza fuori, rimessa in favore del Lecce che potrà amministrare probabilmente l'ultimo possesso di una partita per macchia, ormai da tempo ha poco da dire se non il merito al Lecce di averla saputa conquistare con una prova perentoria di grande maturità. Netto il successo, adesso praticamente si aspetta soltanto la sirena finale con il palleggio di Simone Spedicato. 73-73 i punti del Lecce, 33 quelli del Bari, che come dicevamo è rimasto in partita, sì, ma soltanto nel primo quarto. Poi grande merito da parte del Lecce per una partita che credo non abbia bisogno di altro commento se non l'augurio al Lecce ovviamente di andare a giocarsi questo concentramento a tre tra una settimana, che potrebbe dare la promozione nel campionato superiore, promozione che però gli sarà contesa dal Ponte Cagnano e dal Treviso. Noi ringraziamo Vincenzo Ruano che ha curato le immagini e la regia di questa diretta Facebook, grazie a voi per la cortese attenzione. Ribadiamo il punteggio finale di questa gara secca valida per il primo turno dei playoff di Serie B di basket in carrozzina. Come sentite e come forse potrete vedere nelle immagini, adesso la festa dei giocatori di casa del Lecce che festeggiano questa vittoria per 73-33. Complimenti a loro perché hanno strameritato questo successo quest'oggi. Poco da dire invece da parte barese.